Non sono mancati i colpi di scena con l'arrivo del setaccio Kovisok sulle domande di iscrizione al prossimo torneo di Lega Pro, ma anche in Serie B è il Chievo che per il momento non ha ottenuto il semaforo verde dalla società che revisiona i conti delle squadre professionistiche. Oltre ai Clivenzi in cadetteria e dopo la rinuncia del Gozzano nella terza serie, insieme alla questione casertana che sembra essere ormai tagliata fuori dopo la mancata fideiussione, ieri sera sono arrivati gli stop a Paganese, Novara, San Benedettese e Carpi. Per quasi tutte queste società la problematica è legata alla rateizzazione dei contributi, un tema sul quale vi è divergenza interpretativa sulla quale sarà possibile puntare in sede di ricorso. Il termine a tal proposito scade il 13 luglio alle 19, poi il 15, due giorni dopo, si terrà il Consiglio federale che darà una risposta definitiva. Due società in particolare dovranno fare ricorso, il Carpi e la San Benedettese, oltre alla Paganese che aveva già segnalato il problema e forse già risolto al momento dell'iscrizione. Qualche dubbio sarebbe sorto sul Novara, ma non sarebbe una situazione tale da destare preoccupazioni. Tutto ok invece in casa Campobasso. Dopo le tribolazioni dei giorni passati, i molisani hanno ottenuto la definitiva rassicurazione dagli organismi federali e la licenza nazionale per disputare il torneo che verrà. Per il momento dunque, Paganese, Novara, San Benedettese e Carpi, oltre alla casertana, non hanno i requisiti per accedere al campionato di Serie C, ma come detto molte di queste situazioni sarebbero sanabili. In caso negativo si aprirebbero ulteriori slot per i ripescaggi. Le situazioni di Gozzano, rinuncia volontaria, e casertana invece sembrano molto più definite e definitive. Nei piemontesi e neppure i campani saranno al via il prossimo 29 agosto quando riprenderà il campionato, e adesso alcune squadre sperano. In prima fila c'è l'Aglianese che ha comunque il problema dello stadio, poi Lucchese, Latina, Arezzo ed FC Messina.